bene, sentiamo vediamo un servizio di Adorno Corradin sulla cosiddetta casta, che da questo punto di vista i suoi problemi li ha risolti e come. Prego. Sì. Casta? Privilegi? Anche in fatto di coppia di fatto? Andiamo a sentire. La moglie quando è buona. I parlamentari hanno un regolamento previdenziale nel quale la situazione di convivenza della coppia di fatto è riconosciuta. E allora non si capisce come possano gli stessi parlamentari negare la rilevanza di questo dato della convivenza stabile a tutti gli altri cittadini. Addirittura anche la pensione di reversibilità. Sono capito la parte questo. No, che il mondo dovrà tendere a unificare, diciamo, diritti e doveri di tutti. Quello che è un diritto individuale mancante per tutta la popolazione italiana lo possiamo discutere. Quello che è invece la pretesa di assurgere a un diritto di comunità, di situazioni che non sono assolutamente pensabili nel nostro codice civile, nella nostra coscienza civile, no. La gente, come dire, ci guarda e ci dice, ecco la casta anche in questo, cioè anche su un tema razzolate male e predicate bene. Lei sa che le nostre non sono pensioni, sono vitalizi. Per quello che riguarda ad esempio le pensioni, se domani mattina chiunque dicesse che è il suo convivente e invece magari vi siete conosciuti 6 mesi prima e poi lei muore, a questo punto pretende di avere la reversibilità della pensione, insomma. Siccome la pensione è un fatto sociale, io te la corrispondo, però tu devi prendere degli impegni nei miei confronti con il matrimonio. Su questi temi io credo che si possa discutere, riflettere per evitare discrasie. Il problema sono i principi, i diritti fondamentali, aspetti amministrativi, aspetti burocratici, aspetti previdenziali o assicurativi possono trovare una qualche forma di regolamentazione senza scardinare i principi fondamentali delle normative costituzionali e comunque nel complesso le leggi dello Stato. Noi rischiamo che la materia venga regolata a spizzichi e bocconi, un po' per influenza della legislazione europea, un poco perché ci sono categorie che riescono con le proprie istituti di previdenza a raggiungere un accordo, e accentuando quindi i profili di iniquità e anche di disumanità. Io su questo voglio insistere, di disumanità che già si verificano. Allora, Serracchiani, ho fatto bene a interromperla? Sì, ho fatto benissimo, mi scuso ma non la sentivo. Comunque guardi, i parlamentari, sa che per esempio possono anche adottare minori, i parlamentari conviventi non sposati possono adottare minori, il caso si è già verificato. Ma anche i giornalisti e gli avvocati estendono la propria assistenza ai conviventi more uxorio, per sì. Cui come vede e come dicevano anche gli intervistati, lo facciamo già, però non lo facciamo per tutti. Esatto. Chiede il parlamentare che ha adottato. Chiede che il parlamentare che ha adottato. Allora, www. Glielo chieda per cortesia. Sì, ecco, Serracchiani, chi è il parlamentare che ha adottato? Iotti e Togliatti, ma guardi che non è mica una malattia, Lei pensa a qualcosa di più recente? Ma non è mica una adozione formale, Vabbè, allora, www.forum... Ma che discorso è? E poi bisogna vedere la legislazione di allora, Iotti e Togliatti mi tira fuori. Giovanardi, allora... la legislazione di allora? Era prima del 75, ma per favore... Allora, un momento, poi continuate dopo. Giovanardi, sentirò la sua mancanza perché Bronto lo sta per finire. La puntata di oggi. Invece. Quando si fa disinformazione non sento la mancanza. Ecco, penso. Come è cortese, guardi, per la TV di Stato, guardi, mi consente persino di avere un'opinione. Sono commosso. Ma quando si dà un'informazione sbagliata e non la si corregge, allora, non si fa informazione. E lei lo esercita largamente. Grazie.